senatrice, qui hai toccato il tema dell'amicizia tradita, no? Perché Carlo e Gerardo erano amici e questa amicizia viene delusa e in qualche modo tradita. Oggi l'amicizia è così importante, tutti quasi usiamo i social network che hanno aumentato moltissimo le nostre possibilità di comunicazione, però forse è un'amicizia fittizia, perché alla fine sì, è vero, basta avere un computer e possiamo collegarci a tante persone e far sapere in tempo reale le nostre emozioni, quello che facciamo, quello che pensiamo, ma alla fine siamo comunque soli nella nostra stanza. Eppure avere amici è una cosa istintiva per l'essere umano, infatti diceva Aristotele, l'uomo è un animale sociale, e addirittura anche nelle ricerche scientifiche hanno trovato che c'è proprio il genere dell'amicizia nel nostro cervello che sviluppa un piaceo, un neuroormone quando siamo in sintonia con qualcuno, e questo ci dà quel senso di felicità dell'amicizia. L'amicizia che valore occupa nella tua scala dei valori? L'amicizia dovrebbe essere fondamentale, perché in effetti ci dobbiamo rapportare, come diceva Aristotele, noi stiamo bene se stiamo insieme. Nessuno può isolarsi da un altro, dal contesto sociale, però proprio perché ne abbiamo bisogno è anche molto difficile trovare l'amicizia vera, quella che ti supporta, quella che lo fa senza chiedere niente in cambio, quella che l'amicizia reale, questa è difficile trovarla. E un po' come dicevo per l'amore, sono questi aspetti che vanno approfonditi. Di solito pensiamo di essere amici solo perché ci siamo incontrati, ci siamo salutati. Quella è un'amicizia superficiale, un'amicizia anche così passeggera. La vera amicizia va provata, va... bisogna relazionarsi con l'altra persona per capirla, per essere capiti a nostra volta, e anche questo richiede un esercizio continuo. Non è amicizia dire che ci siamo visti, perché noi limitiamo l'apparenza, limitiamo così all'incontro, invece è qualcosa di diverso. Che amici hai con la maiuscola, se dovessi dire qualche sono? Cioè, con la maiuscola sei molto così socievoli, però quelli là veri che ti stanno accanto, ai quali tu consigli anche qualcosa, sono pochi. E un'altra riflessione che mi veniva, un'altra domanda che mi veniva dalla lettura, a proposito delle delusioni. Rosella viene delusa dalla mamma che alla fine l'ha usata e poi l'ha mandata via quando lei non si è comportata secondo i suoi canoni di comportamento, e anche al marito che l'ha respinta quando lei è tornata da lui. Perché secondo te noi tante volte ci facciamo delle illusioni e fantastichiamo e a volte non accettiamo la realtà, non vediamo neanche cose reali, perché se desideriamo qualcosa mistifichiamo anche la realtà, vuol dire credere in quello che per noi è importante, poi finiamo sempre alla fine per essere delusi, eppure tante volte i segnali sono evidenti. Ma le delusioni sono piccole tappe che ci aiutano anche a crescere, sono anche momenti positivi nella loro negatività, anche perché in questo modo noi sperimentiamo quello che c'è intorno, altrimenti non potremmo socializzare, relazionarci in niente. Quindi ognuno di noi ha i suoi bisogni, le sue aspettative che a volte puntualmente vengono deluse. Questo ci serve per ricaricarci e andare avanti. Infatti la protagonista Rosella ne avrà tante di delusioni in questa storia, anzi forse è solo una delusione tutto il corso della sua vita. Infatti alla fine non si capisce lei che cosa andava cercando, o comunque questo sogno così grande, così al di là delle sue possibilità, non lo riesce a realizzare perfettamente. Però è una vita che alla fine le fa capire anche i suoi errori, che cos'è che non è andato, lo dice a Yolanda. Quindi si cerca di spiegarsi con la figlia e farle capire che ha fatto tanti errori,
ci riesce solo adesso, diciamo a posteriori, non in itinere, strada facendo. E la sua vita è andata un po' così, quindi la delusione, forse lei non è riuscita a trovare una soluzione per la delusione. Dovrebbe essere un momento, la delusione, avere un momento successivo durante il quale noi ci rendiamo conto di quello che è accaduto. Forse questa fase lei è mancata. Adesso Anna Bartiloro per una sorpresa per la nostra autrice. Sì, una sorpresa per tutti. Io dicevo prima, non sono fermata sul contenuto, a discutere del contenuto, ma ho fatto un'analisi testuale. Però adesso, scusate, ho dimenticato gli occhiali. Però comunque c'è stato qualcosa che io ho voluto tradurre nella forma che mi è più contemporanea, se permettete, cioè i versi. La lirica o poesia che dir si voglia si intitola appunto Rosella. Parla con le tue parole, la voce di tua madre da lontano, lei che ha represso a forza l'amarezza del cuore, donandoti tacendo ancor più amore, e mentre tu scrivevi strappavi alla sua ombra quel sorriso che forse già altre volte ti aspettavi. Non sono le righe di un semplice romanzo, ma la denuncia del suo e del tuo coraggio, e hai scelto un francobollo d'altri tempi per rivelarmi a tutti l'innocenza. Ritornerai in Natale, ma solo sulla cima del tuo abete risplenderà di luce il suo bel viso.